Radio Freccia. Sono le 12, bentrovati, buon sabato, buon 18 di maggio, una puntata come avete capito speciale, quella che vi aspetta tutta birrofila con me, un ospite che ormai chi ci segue dalla radiovisione ha cominciato a conoscere, vedete Quasca che ormai è diventato sostanzialmente uno di famiglia. Ben trovato Quasca. Allora, che succederà? Oggi chi mi hai portato? Oggi, ciao Loris, oggi ho portato un ospite speciale di grande caratura, di grande peso e di grande importanza. Tra l'altro ospite. Con cui c'è anche tra l'altro un rapporto bello anche di amicizia. Potremmo definirlo una sorta di pezzo da 90 della birra artigianale. Sì, è uno degli miei proprio fratelli praticamente. Con tutti i birrai ho buoni rapporti, ma con lui proprio di fratellanza. Cominciamo a presentare, proveniente dalla Valgrue, siamo a pochi chilometri da Tortona. Un vero amante del suo territorio. Sì, zona fantastica, la scopriremo insieme. Lui è molto legato al suo territorio, lo troverete anche nelle birre che fa. Classe 1966, birraio dell'anno nel 2012, da homebrewer a produttore agricolo oggi di diverse birre, ce n'è una in particolare che vi lega? Certo, io non metto mai lo zampino, sai, sono un assaggiatore, però la mummia è la nostra, vedrete, è diventata una delle birre più famose del mondo, forse. Aggiungo tra l'altro anche un amante vero del rock and roll che non guasta, Popolo del Sabato, per voi a Radio Freccia, il mastro birraio e patron del birrificio Montegioco, Riccardo Franzosi, detto Riccardino. Riccardino si vede. Vieni, vieni, se no non ti tutti, si sente. Ciao a tutti. Ciao. Allora, com'è innanzitutto essere qui per te che sei amante anche di questa musica? Sicuramente bello, è un piacere perché insomma è un amico di amici, tutti e due, ma lui da più vecchia data. quindi ci ha invitato qui, è bello poter parlare di quello che facciamo, di quello che combiniamo. E infatti, di che cosa parleremo? Parleremo della storia delle sue birre, del territorio, di eventi, la sua internazionalità e la sua, permettetemi, voglia di giocare. Poi capirete tanto tanto altro. 366-663-4466 per gli sms e WhatsApp, 258 del digitale terrestre, 758 di Sky in HD per la radiovisione. Intanto noi stappiamo, bentrovati. Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Tanto Quasca è andato a recuperare la pribottiglia perché nel caos, diciamo, ce l'eravamo persi, Riccardino. Allora, vieni qui con me per parlare poi tra poco anche della tua esperienza. Tu non nasci in questo campo, ma ce lo racconterai. Qual è la prima birra che stappiamo, che sono qua adesso poi le... La prima che assaggiamo è una delle birre che sono legate al territorio, di quelle che facciamo legate al territorio, sì. In questo caso attraverso un ingrediente, che sono le pesche cosiddette di Golpedo. Ok. Che non sono una cultivar, ma una denominazione di origine che noi utilizziamo per aromatizzare questa birra che nasce dalla nostra blonde, cioè dalla birra base della casa. Ok, ripetiamo dunque i contatti 366-663-4466 e ci scopriremo la storia di un birraio davvero originale, oltre che grande, non solo di stazza. Dancing in the Moonlight, Top Loader. Radio Freccia. 12 e 12, intanto noi si mesce, si oltre che bere, la quarta runa di Riccardino Franzosi con me insieme a Quasca. Siamo in che anno, Riccardino? Quando tu ancora lavori in un altro settore e poi a un certo punto succede qualcosa. E quando la prima cosa che è successa è cominciato a pensare di, eravamo alla fine degli anni 90, di cambiare il mio modo di stare al mondo, alla fine di vita. Sì. E in quegli anni lì ho cominciato, ma le cose non erano legate, a sentir parlare della birra artigianale, di alcuni pazzi furiosi che facevano la birra. Tra cui, vabbè, quello che abbiamo. Poi è arrivato un pochino dopo, ma comunque. Però tu eri in che ambito in quel momento? Io lavoravo in un'azienda di famiglia che si occupa delle costruzioni generali. Edile. Italiane. Sì, okay. Settore edile, diciamo così. Sì. E per fortuna, dico Quasca, che ha scelto la birra e non l'enogastronomia. Non lo so. Male, che è un valore aggiunto della nostra produzione, sì, grande. Un birraio umile e che non vuole mai stare sotto le luci. Oggi l'abbiamo trascinato qua, ma le sue birre lo obbligano a sempre essere molto presente perché sono grandi birre. Tra l'altro ho visto che anche tuo fratello lavora a Montegioco. Questo è il nome del birrificio di Riccardino. Quando sì, e che è poi il nome del paese. Sì, sì. Sì, quando ho deciso di abbandonare l'impresa di famiglia sono stato scomunicato praticamente due anni. Però devo dire Nessuno ci credeva che avresti potuto fare, e forse nemmeno tu, di la verità. Quasi neanche io. Infatti un campo aleatorio una volta. Sì, siamo partiti proprio con i minimi termini per chiamarci birrificio. E poi mi ha raggiunto, anzi, devo dire che adesso è totalmente autonomo nella produzione. Quante birre produci ad oggi?
come numero di birre diverse. Numero più o meno siamo... Ma ci dicono gli americani che siamo a 46-47. Di cui alcune stagionali, lo vogliamo dire magari. Alcune le abbiamo fatte anche solo una volta. Una volta sola, ok. 366-663-4466 per partecipare insieme a noi e per bere insieme a noi. Posso dirti solamente adesso la tua famiglia e i tuoi genitori cosa ti dicono? No, sono fans. Bello vedere mio padre che sembra che abbia navigato nella birra sempre. Facciamo cincine con Polly dei Nirvana. Ce l'ho anche sulla maglietta oggi, vedi un po'. Polly, Nirvana, eccoli qua. Intanto noi si beve, come detto, la quarta runa. Quasca, intervieni tu per capire anche tutti insieme di che tipo di birra stiamo parlando, che caratteristiche ha. L'ho vista nascere, questa birra è eccezionale. Usa le pesche ovviamente del territorio e vengono aggiunte nella bollitura con una fermentazione molto vivace e devono lasciare... Tipicamente Riccardo è portato all'equilibrio, quindi è una birra caratterizzata dalle note ovviamente molto nette di fruttato, di pesca, ma anche di una bella secchezza finale che la rende beverina. Lui è un biraio che punta molto all'equilibrio, anche queste birre ardite, chiamiamole birre di confine, come le chiama, punta sempre a un equilibrio gustativo, mai al famolo strano. Volpedo, tra l'altro, territorio del grande pittore Pelizza, è lo stesso ed è anche sulla sua etichetta. Si chiama A Pain That I'm Used To. Loro sono i Depeche Mode, con me, con il Lorenz Quasca e Riccardino Franzosi, fino alle 14 per bere, naturalmente, a suon di rock and roll. Radio Freccia. Mezzogiorno e 26 minuti, ancora buon sabato, buon 18 di maggio con Riccardino per parlare. Ho visto un po' sul tuo sito birrificiomontegioco.com, parliamo di stili in questo momento, si va da quelli più classici, adesso magari ce ne parli, di quelli che fai, anche più quelli di sperimentazione. Sì, anche se nel nostro caso noi facciamo riferimento magari a uno stile di quelli classici, poi c'è, insomma, viene sempre fuori in versione Montegioco, anche per delle caratteristiche sia tecniche dell'impianto, la mano ovviamente del birraio sia mia che di mio fratello, certo. e l'acqua, che è un componente fondamentale di cui nessuno parla, ma la birra sostanzialmente. Parliamo delle classiche. Le classiche, abbiamo una bionda in stile belga, che è la Runa, che è, come dire, la madre della quarta, giusto? Due quelle che abbiamo qua comunque. Sì. E la bitter, che è la Rurale, che forse dopo poi assaggeremo, sì. E una Weiss, una Blanche, e poi sono classiche, anche se come dire, più alti in alcol, più toste, diciamo, birre come la Demon Hunter, che è una strong ale da 8,5 gradi, la Bran, che è un qualcosa simile all'Imperial Stout, che ne so, la Tenta Triple, che il nome lo dice, insomma, un tentativo di fare una triple, mentre poi ce ne sono, queste qui sono forse le più importanti. E quelle di sperimentazione invece, Quasca, sì, so che ci tenevi. Sono legate al territorio strettamente, lui è nel territorio dove c'è Walter Massa, il suo grande amico, che ha fatto risuscitare un vitigno che era dimenticato, che ora invece sulla bocca di tutti, che è il Timorasso, quindi fa la T-Beer, birre legate al Timorasso, proprio all'Open Mind, presa dalla mia idea di nome, se permette, allora. Con la Croatina, dico bene, che è un altro vitigno locale, poi usa la pesca di Volpedo, abbiamo visto, la ciliegia bella di Garbagna, che è un presidio Slow Food, la fragolina di Tortona, che si vende a carati, tanto costa, e quindi sono tutte legate al territorio. Ecco, lo fa perché famo lo strano, no, sente molto il suo territorio. Poi vorrei parlare di questa zona, ci sono 7-8 gemme, io lo chiamo, non eccellenze, che valgono la pena poi di visitarla. Riccardino Franzosi, il birraio, lo scopriremo dopo i Placebo con Pure Morning, che ha inventato il concetto non del chilometro zero, ma del centimetro zero. Tra poco, cin cin. Sulle note dei Placebo, fino alle 14 per fare cin cin con Quasca e Riccardino, con Quasca, appunto, a lui chiedo il concetto del centimetro zero, cosa significa? Vuol dire che usa proprio ingredienti localissimi, poi ci dirà addirittura a pochi metri. Volevo aggiungere che oltre agli ingredienti che ho detto prima, che usa per le birre, la zona è eccezionale anche per altri prodotti che si sposano, anzi che vengono usati anche assieme alle birre, sono il formaggio Montebore a forma di torta nuziale e il salame nobile del Giarolo. Nobile perché in quella zona non fanno prosciutto e usano le parti nobili, e mia madre lo sostiene che è il migliore salame del mondo. Mia madre è molto dura in queste cose. Ce ne sono alcuni, Riccardino, proprio dell'orto a fianco, mi fai un esempio? Sì. Ad esempio le spezie, le erbe, sì, che poi usiamo sia nella Blanche che nella Rex Grue, che è una birra da chi stile... sono offerte? Sono fatte praticamente a pochi metri dal birrificio, dalla vicina di casa. Viva il birrificio Montegioco, posto fantastico, accoglienza, super birre top, ti gasi, Kaiser Chiefs, Ruby,
E poi se ci mettiamo dentro pure la birra. Dai. Radio Freccia. 20 minuti alle 13, avvicinandosi l'ora di pranzo, Quasca, che poi l'ha portato Riccardino, ha portato anche il salame, chi ci sta vedendo in come radiovisione. Jacobitti, come Jacobitti. Vero. Allora, 258 del digitale, 758 di Sky in HD, si ride e si scherza. La voglia di giocare di Riccardino Franzosi, che lo ha portato dal settore edile, forse anche questo, no? Il segreto ad arrivare alla birra. Sì, giocare nel senso cercando di farle potabili sempre, comunque l'idea è quella. E quindi sperimentare, il gioco va a finire poi nel gioco parte dalla testa, che poi si traduce nella sperimentazione, quindi dal punto di vista tecnico. Sperimentazione che può essere negli ingredienti di quello che come l'abbiamo detto, certo. Oppure nelle tecniche, nelle stagionature, nelle lunghissime stagionature che noi ci scherziamo sopra, appunto dicendo che noi seguiamo il metodo cadrega, ovvero che la cadrega poi insomma è la sedia, la no? Sedia è cosa vuol dire? Cioè che ti siedi e aspetti, esatto. Puoi intendere la cadrega come strumento d'attesa, quindi... Ho capito. Territorio molto bello questo del birrificio Montegioco di Riccardino Franzosi, Quasca, perché in uno stesso territorio, a seconda che tu ti muovi, no, di pochi metri, in quanti territori sei? In quattro regioni, ecco. Sei nella provincia di Piacenza, quindi Emilia, la provincia di Genova, la Liguria, la provincia di Pavia, Lombardia, e la provincia di Alessandria, che è Piemonte. Quattro regioni nell'arco di quanto, Riccardo? A pochissimi chilometri, forse la più distante sono più di una decina, sono quella di Piacenza. Di Piacenza. Perché c'è una montagna di mezzo. Allora, ci sono altri ingredienti di cui volevamo parlare e anche altri prodotti che tu fai. Adesso stiamo assaggiando, a parte le battute, ma è vero, il tuo salame e poi c'è qualcosa. Salame che viene prodotto lì vicino al birrificio. Io non sono un norcino, quindi non faccio. Sì, no, certo, però in più. Dove fra le altre cose ci va a finire dentro anche una delle nostre birre nell'impasto, esatto, originario della carne con le spezie, la che brand, poi sono sale e pepe. Dipende dalle annane, l'abbiamo fatto sempre uguale. Ultimamente è la Open Mind. Benissimo. Perfetto. 366-663-4466. Un saluto a Chicca, Ivan e a tanti altri che ci stanno facendo i complimenti, ma soprattutto la stanno facendo, certo, a Riccardo Franzosi. Cin cin. Supertramp Logical Song qui su Radio Freccia con Riccardino, per entrare anche nel suo ambito più rock. So che sei legato a un artista con una A maiuscola, ce lo vuoi dire? Sì, sono una seguace di Springsteen, anche se non sono proprio insomma di quelli sfegatatissimi. Però molto, però, ti piace. Però mi piace molto. Ma perché quando... proprio lui? E come si fa a spiegare... È difficile, cioè io la prima volta che l'ho sentito facevo così col piede, ho detto ma mi sa che questo è bravo, però da ignorante della musica. No, perché da poi lo ascolteremo, alla fine dell'ora c'è una canzone proprio dedicata a voi da Riccardino. Molto d'accordo con Tito da Gualdo Tadino, la birra è la bevanda più rock del mondo, e andiamo a chiudere la prima ora. Radio Freccia. 7 minuti alle 13 e forse il birraio più rock del mondo è proprio Riccardino. Non si chiede mai, mi ha scritto Patti, una persona, perché ascolta il boss, semmai se lo si chiede a chi non lo ascolta. Infatti non sapevo cosa dire. No, adesso chiuderemo con un omaggio, abbiamo voluto appunto fare un ringraziamento per essere qua Riccardino con una canzone che a lui piace di Bruce Springsteen, una adesso e una poi successivamente alla fine della seconda ora. Vogliamo salutare i produttori del salume, del formaggio che stiamo mangiando? Voi non lo vedete, o chi ci sta ascoltando in televisione forse sì. Dimmi Riccardino. Sì, allora il salame è Lorenzo sì. Bonadeo di Montegioco, e invece il formaggio è Luca Montaldo, che è sempre della banda. Salutiamo. Diciamo Montegioco. Giovanissimo, in gamba. Quasca, Riccardino fa un sacco di eventi, a cominciare proprio il prossimo, sì, sarà quest'estate. Sono eventi ormai diventati storici, imperdibili. Abbiamo il Pork and Beer. Pork and Beer. Quando è Riccardino? Il prossimo 19, 20 21 luglio. Ok, tutti al birrificio Montegioco. A Montegioco, non al birrificio, siamo in realtà poi a 500 metri nell'azienda agricola, appunto, dicevo, di Bonadeo, Cascina Capanna. Il prossimo Quasca? E ci saranno, spesso suonano anche una cover di Bruce Springsteen, e l'altro è ormai questo storicissimo, che è le birre della Merla. Quando fa freddo si faceva all'addiaccio una volta, col fuoco, neve, di tutto, è successo. Così le birre della Merla l'ultimo weekend, ovviamente, di gennaio. Il weekend più vicino agli ultimi tre giorni di gennaio. Esatto, sì. Poi ci sarebbe la notte della mummia, che però si fa solo quando la mummia, poi ne parleremo a lungo, è stagionale, quando ci sarà ragione per farla. Perché qualcuno chiederà che cos'è la mummia, e la prossima birra che berremo nella seconda ora, poi ce la spiegheranno meglio. Se non lo sappiamo noi. Eh
beh, certo, ovvio. Tra l'altro mi piace la birra della Merla perché è vicino al mio compleanno, che è i primi di febbraio, quindi mi sa che il prossimo non me lo perdo. Ti bernerai. Arriva una canzone, la tua canzone, una, e la prossima poi la descriveremo. Perché hai scelto questa canzone per chiudere l'ora, Riccardo? Ma è un po' come dire, ognuno ha le sue preghiere. È un po' la mia preghiera. È il tuo Padre Nostro? Un po' sì, non vogliamo essere blasfemi, no, ci mancherebbe. No, sono il che boss cosa, nostro. Sono. Che cosa ti ricorda in particolare? È un po' di anni fa, un po' tanti anni fa, diciamo. Sì, però non c'è un ricordo legato, solo il piacere di ascoltare di queste parole, sì. Thunder Road, Bruce Springsteen, appunto. Un saluto ad Elisabetta, grazie per questa meravigliosa poesia del boss e via di seconda ora. Radio Freccia. 13 in punto ancora con il Lores, la seconda ora delle notizie lupolo, più lupolose che mai, con Quasca con me fisicamente, ma soprattutto con Riccardino Franzosi del birrificio Montegioco. Abbiamo aperto la seconda bottiglia di quest'oggi, si chiama, lo faccio dire a Riccardo, La Mummia. La Mummia, dunque, birra in questo momento, diceva Quasca, si è sbilanciato. Dillo. Sì, per me rappresenta l'Italia, la Mummia e la Xiaoyu sono le due birre che rappresentano l'Italia, la Xiaoyu in un certo tipo e la Mummia nell'altro, ma non lo dico io, appena l'aprono in un festival dico hanno aperto la Mummia, arrivano tutti. Chi vuole, allora faccio cominciare da te, sì. La storia, l'origine di questo nome, di questa birra. È incredibile, allora Riccardo aveva fatto la sua birra di base, la Runa, che però aveva avuto dei difetti e quindi lui da persona onesta l'avrebbe buttata via, invece io ho detto ma no, mettila in una botte, ovviamente non nel birrificio, nella sua cantina, da cantina da Shining a lui, alla belga proprio, con i ragni mummificati e l'ha messa lì in una botte di Barbera Bigole importante e niente, l'abbiamo lasciata lì. Io passavo da Genova a assaggiarlo ogni tanto e dicevo per scherzo che c'era un topo morto dentro, ho detto, lui la butto via, aspetta, sono stato lungimirante, ha cominciato a deviare, le bestioline, brettanomiceti, pediococchi, la tobacina hanno cominciato a dare il miracolo ed è diventata una meraviglia. Abbiamo deciso poi di sdoganarla, semmai nel prossimo intervento di cosa sia successo. Certo. Per il nome, La Mummia, dico come mai si chiama La Mummia? Dopo, lo diciamo dopo. Penso abbia fatto la tua fortuna, lo vogliamo dire, Riccardo, o no? Non lo so. Sicuramente dal punto di vista dell'immagine sì. Birrificio sì, poi noi purtroppo per noi riusciamo a produrre sempre quantità limitate, limitatissime, a volte perché ci mancano le barrique, lo spazio è piccolino, quindi certo. Però sicuramente dal punto di vista dell'immagine è la più poi conosciuta. Non fa mai compromessi lui, cioè, se lo vogliamo trovare in giro, a parte birrificiomontegioco.com, il sito dove la troviamo? Bella domanda. In America. Poi arriveremo sulla parte più internazionale. 366-663-4466 per gli sms WhatsApp, 258 del digitale terrestre, 758 di Sky in HD invece per la radiovisione. Hammer to Fall, loro sono i Queen, ancora cin cin. Hammer to Fall, Queen ad aprire la seconda ora. Riccardino, dove la troviamo? Questa mummia, come detto, birrificiomontegioco.com è il sito di riferimento, ma c'è anche un evento, no? C'è un evento tra breve, il weekend a cavallo tra fine maggio e primo giugno. Sì, esatto. In quel di Reggio Emilia. Che è il Sour Festival, quindi dedicato alle birre Arrogant di questo tipo, Arrogant Sour Festival, e lì ci sarà la spina, quindi chi è curioso può venire a assaggiarla lì. C'è tutto un aneddoto Quasca legato al nome, ma forse adesso non riusciamo a dirlo. Lo diciamo dopo, ma è clamoroso questa cosa, si chiama La Mummia perché è stata un'intuizione, dovevamo, una volta che è stata sdoganata questa birra, bisognava trovarle il nome, non avevamo pensato noi al nome. Non ci sono cadaveri dentro, perché è molto buona tra l'altro, cin cin, Butterfly, Crazy Town. Radio Freccia. 13:13, buon pranzo da parte di Lorenz, di Quasca e di Riccardino Franzosi con voi fino alle 14. Qui su Freccia chiudiamo sulla questione mummia, Quasca. Certo. Allora, 10 anni fa si decide finalmente, la birra aveva preso una strada stupenda, di presentarla. È un settembre a Quinto al Mare, in un pub di Quinto a Quinto, quindi a Genova. Ecco che sono lì da ragazza che stava preparando tutto e mi dice guarda c'è il grafico al telefono ma il nome, deve mettere il nome sulla locandina. Che voi non ci avevate pensato. No, allora io con una scusa vado fuori, chiamo lui, fa lui ma non lo so, tu sei un poeta, fai tu. Allora ho detto era in un sarcofago nascosta, chiamiamola La Mummia. E l'hanno, e ho detto ah sì, si chiama La Mummia, l'hanno scritto. Poi è passato uno, un creativo, un giorno in un posto, ha detto le birre italiane hanno dei nomi stupidi ma uno è eccezionale. Cioè, ma come è nato questo nome? Avete fatto uno studio? Sì, dico, abbiamo commissionato in America un creativo, ci è costato molto,
molti soldi, ma dopo due anni abbiamo sdonato il nome ed è nato così, e ho la mummia sulla bocca di tutti. Chapeau a Quasca. La dimensione internazionale di Riccardino, che in questo momento esporta la sua birra e quindi anche il nome dell'Italia in tanti paesi, per esempio? Ma i due con i quali collaboriamo di più sono gli Stati Uniti e Giappone, in termini se non altro di costanza, anche se le cose nel tempo cambiano, i mercati evolvono molto velocemente, quindi sembra di parlare di 100 anni fa, ma in realtà parlo di pochi anni fa, le cose sono cambiate. Ecco, come però... sei riuscito a incuriosire questo tipo di platea? Ma guarda, a me la prima cosa che posso dirti è che io ho cominciato come attività al birrificio Montegioco a vendere negli Stati Uniti. Con il primo cliente abbiamo cominciato a vendere solo là, e questo per il primo anno e mezzo forse. Ed è cominciato, cioè una casualità, perché c'era Quasca, eravamo a Piozzo da Teo ospiti per una serata. Salutiamo Teo. Che salutiamo ovviamente. E ho conosciuto quello che è l'importatore, Mattias, negli Stati Uniti, ed è nato da una chiacchierata. Poi cercheremo di capire con Quasca anche come un birraio, un homebrewer, come è stato di fatto Riccardino fino a una decina di anni fa, possa incuriosire quel tipo appunto di pubblico che chiede sempre di più la nostra birra. Do Let Me Be Misunderstood, facciamo ancora cin cin con la mummia e con i The Animals. Si intitolava proprio così, Do Let Me Be Misunderstood, The Animals, 1965, sempre più ricercata la birra artigianale italiana Quasca, soprattutto dall'est del mondo. Assolutamente, c'è la Craft Beer Revolution in tutto il mondo, sono stato in Bulgaria, in Cile, dappertutto, e tutti, non lo dico per essere un patriota, sai, sono più belga che italiano, ma in realtà vedono noi come i leader, non solo, ma sembra, da loro sembra di essere da noi 15-20 anni fa. E in questo contesto, già nel tanti anni fa, io feci una tournée, ricordo, nell'East Coast, nel 2006, 16 degustazioni in 7 giorni, portando tra le varie birre italiane anche la Quarta Runa e la Draco, con grande successo. E quindi il mercato americano è stato il primo, ora si sta aprendo moltissimo quello europeo, quindi è un momento buono per chi vuol cominciare in Italia a pensare che è leader della Craft Beer Revolution e fare il made in Italy, fare birre proprie, questo è importante. Viva dunque la mummia, viva la birra artigianale italiana. Floton Mother's Mouse con Quasca e Riccardino Franzosi fino alle 14. Radio Freccia. 13:27, tra un cincin e l'altro ve lo vogliamo ricordare, siamo alla radio del Bologna Sonic Park, quindi ci pensiamo noi a rinfrescare, oltre che con la birra, la vostra memoria. Fatevi dunque un giro anche in questo sabato 18 di maggio sul nostro sito radiofreccia.it e potete partecipare al Rock Ticket di Radio Freccia per Bologna Sonic Park, perché fino a domani potreste vincere i biglietti per il concerto dei Bring Me The Horizon del 19 luglio. Una domanda importantissima. Prego. Ma quando il vino e la birra in Italia collaboreranno per fare una super grape ale? Quasca, di fatto già collaborano. Sì, anzi siamo noi proprio i padri di questo. La Italian Grape Ale, IGA, come vengono dette, ci sarà una grande... qui abbiamo uno dei grandi protagonisti, Riccardo. Ci sarà una convention eccezionale nel prossimo weekend, venerdì, cioè sabato prossimo, a Sorrento. E informatevi, si chiama Beer in Riga, ci sarà anche il campionato italiano in cui per la prima volta saranno le IGA, cioè le Italian Grape Ale. Quindi quando un birraio ha la vocazione ovviamente artigianale, trova altri artigiani, vino, salumi, formaggi, con i quali collabora per vocazione, e quindi è nata questa bella collaborazione con i birrai. Il messaggio dell'ascoltatore mi fa pensare, quindi mi spona a sperare che questa collaborazione aumenti ancora di più e ci siano ancora più vignaioli di mentalità aperte, che già ce ne sono, a collaborare con i nostri artigiani. Chi meglio poi di Riccardino lo può dire, che tra l'altro ha fatto una birra con il vino, si chiama, lo abbiamo citato, sì, prima. In realtà con l'uva, con l'uva. È un'uva bianca tipica delle nostre zone, che è l'uva Timorasso, e qui insomma ci sono delle problematiche legislative in Italia sull'utilizzo dei termini, quindi però è vero che tra persone si collabora, ecco, certo, cercando di rispettare ovviamente la legge. Quindi. Stessa vocazione. 366-663-4466 per partecipare. Un saluto anche a Luca D'Attore, Riccardino, il boss e Montegioco. E si ricorda una mitica grigliata di Pasquetta che annuisce, Riccardo. Eri amante anche di Eric Clapton? Anche, ovviamente, certo. La vuoi annunciare? Si chiama? After Midnight. Ok.
13 ore e 32 minuti dopo la mezzanotte. After Midnight, Eric Clapton, però la passione rimane quella di Bruce Springsteen, non è vero Riccardo? Sì, sì, assolutamente, la mia fede è quella. Ecco, al punto tale da pensare di farci anche una birra su, ci stai ragionando in onore di... Da un po' di anni, sì. Sì? Però c'è questa idea di fare una birra, ma come fanno tanti amici birrai, dedicata ai loro, dire, idoli. Loro... Banalmente The Boss o anche, non so, c'è un... Sarà un riferimento a almeno una delle sue canzoni, ma non proprio esplicito, almeno nell'etichetta. Insomma. Ne rincontreremo poi come omaggio anche alla fine di quest'ora. Ora Arctic Monkeys invece. Radio Freccia. 13:41 minuti, ci discostiamo per un attimo dal bere, ma in realtà rimaniamo sempre in questo argomento, con Riccardino e Quasca per parlare di un tema di cui abbiamo parlato giorni fa grazie a un ascoltatore, ovvero il costo delle birre artigianali, secondo qualcuno un po' troppo eccessivo. Hanno ragione innanzitutto, e chi vuole, credo che Quasca voglia cominciare. Dimmi. Sì, devo dire che io conosco Riccardo e gli altri, non sono speculatori, se mettono quel prezzo è come un tassista, se mette quel prezzo è perché mi piacerebbe metterlo meno, quindi ascoltiamo proprio chi poi dico una battuta, sì. Io sono 30 anni che non pago una birra, non sono più adatto. Questa hai ragione, vai Riccardo. Sì, in effetti cambia molto da caso a caso, da birra a birra. Ci sono delle birre che costa sicuramente meno fare, hanno dei prezzi, io parlo soprattutto di noi. Faccio un esempio tuo, così capiamo. La Runa, che è la nostra blonde, costa meno della metà della Mumia che abbiamo appena assaggiato, che sta 3 anni in barrique. La birra base è la stessa, sì, però sta 3-4 anni in barrique, perdi il 35, a volte anche più, per cento per evaporazione, sì, il legno, no? Queste cose qua. Qualche mese è pronta. Esatto, e poi te la tieni lì 3-4 anni con sempre l'incertezza, perché poi se diventa cetica, quella, sì, magari su 10 barrique 2 le devi buttare, cioè ci sono tante cose. Sicuramente parlando del birrificio Montegioco, noi cerchiamo di stare attenti, e le birre dove si può hanno dei prezzi bassi. Poi c'è il discorso del mercato, che è ancora diverso. Il mercato tira, il nome di un birrificio magari in particolare o di alcune birre tira, si dice, no? In gergo. Certo, e quindi anche l'operatore dice, ma io sai cosa c'è, anche se la metto più cara alla fine è talmente poca che quella poca la vendo, quindi cioè ci sono tante che può essere anche legittima questa cosa qui, dico. Quindi sicuramente se si fa il confronto con le birre dell'industria, insomma, i prezzi sono... Ma anche le grandi birre belghe. Quasca, vuoi chiudere? Non so, volevi dire qualcos'altro? No, dico anche le grandi birre belghe costano meno delle nostre. Sì. E questo è un po' una cosa che molti, penso anche l'ascoltatore, avevamo promesso di toccare l'argomento. Certo, e ci impegneremo per far passare, come oggi, nelle prossime puntate ancora di più, questo messaggio. Tra poco Ambra Marie che comincia a bere con noi. Talking about the revolution, facciamo cin cin, anche con Tracy Chapman. Questa è piaciuta sia a Quasca che a Riccardino, ha messo d'accordo tutti. Sì. Talking about the revolution, Tracy Chapman. Andiamo per un attimo a Montegioco, lo ripetiamo, siamo in provincia di, in effetti legalmente... Legalmente siamo in provincia d'Alessandria, quindi in Piemonte. Ok, vogliamo salutare tutti anche i tuoi dipendenti che forse ti staranno ascoltando. Tutti rigorosamente. Gli amici più che dipendenti. Quanti sono in tutto? Siamo in 3 adesso. Perché ok. Quindi, Davide che è mio fratello, e Paolo e Peter che sono, diciamo, esterni alla famiglia, però lavorano con noi. Ok. Meno male che ci Peter sono. Peter e Paul, sembra un compagno. No, Pietro e Paolo. Pietro e Paolo, ci sono anche delle chiese. Tra poco, ora Alien and Fam e Smooth Criminal, così facciamo il moonwalking, poi chiudiamo con il boss e con un paio di domande a entrambi, Quasca appunto e Riccardino, solo su Radio Freccia. Au! Radio Freccia. 6 minuti alle 14, prima dei saluti, due domande ai miei ospiti di quest'oggi che ringrazio fin da ora. Riccardo, un'anticipazione sulla produzione 2019-2020, che cosa hai in mente anche di inserire di nuovo come ingrediente? Sì, guarda, di nuovo faremo una birra con un ingrediente nuovo, che è per noi nuovo ovviamente, che è l'albicocca, che non abbiamo ancora utilizzato, quindi una fruit beer. È un collaboratore che è il lievito, che è selezionato nella nostra barricata, nella nostra cantina, che è un Brettano Mices, e quindi sarà una ombretta all'albicocca. Molto, ancora non hai in si chiamerà così? Ombretta all'albicocca. Ok. Quasca, allora tu dici sempre nel tuo libro la birra non esiste. Io quando assaggio la birra, in questo caso di Riccardo, devo sentire, no, Riccardo, esatto, in quella birra. Io dico sempre che la birra artigianale, ma il prodotto artigianale può essere birra, formaggio,
in questo caso birra, è il prolungamento della personalità dell'artigiano. Ecco, del che cosa c'è di Riccardo nelle birre di Riccardo? Sì, l'impronta nitida di Riccardo nelle birre di base, ma specialmente in quelle della Barricaia, c'ha un'impronta proprio sua che mi ricorda il Ribes Rosso, che io sento in un altro birraio molto bravo piemontese, Walter Loverier, sì, però in uno forse un po' più lontano, Allagash Rob Todd nel Maine. Quindi è un'impronta che è data proprio dall'ambiente, come nell'Ambic, non è tanto, non sono tanto gli batteri, i pediococchi, i lattobacilli, ma sono proprio quello che si è formato col passare del tempo, questa infezione, chiamiamola nel senso buono del termine. Contaminazione è la parola più giusta. Quindi grande Riccardo. Grande Riccardo, gli lasciamo adesso l'ultima parola sull'ultima canzone, l'avevamo annunciato, che è quella di Bruce Springsteen. Allora, perché questa canzone e che cosa anche rappresenta per te? Ma perché, insomma, alla fine è un saluto, quindi, come dire, prendetevi cura di voi stessi. Ecco, questo è il titolo in italiano, giusto? È vero. Take care of our own. Sì, un inglese spettacolare. Non credo che Bruce si dispiacerà per questo. No, spero di no. Dici. Niente, basta. Siamo il birrificio che ha fatto più briciole fino adesso. È vero, volevamo dire a tutti gli ascoltatori. Grazie, popolo del sabato birofilo, per essere stati con noi. Davvero, grazie a Quasca. Grazie. Grazie a te. Ci sentiamo domenica prossima. Domenica l'altra, sì. E lunga vita a Riccardino Franzosi. Grazie davvero. Grazie, grazie. Lunga e prosperosa. Cin cin, per l'ultima volta, prendetevi cura di voi stessi anche con la birra e anche con Bruce Springsteen. Adesso Ambra Marie. Ciao!